Buongiorno Maria. Buongiorno e ben ritrovata, vecchia amica. Buongiorno a tutti voi, buongiorno anche a lei, signor Mameli, buongiorno, non mi piace risentirla. Allora, quanto è cambiato? Il 25 arriva, in realtà il Teatro dei Carmini ha già una bella stagione che è cominciata, e anche in questi giorni passati c'è stato un altro spettacolo interessante, però dico il 25 è un personaggio, come dicevamo prima, che faceva parte di un gruppo di codici che si è un po' scisso, un po' sfaldato adesso. Sì, un po' scontato, ma mi sa che è il destino dei gruppi italiani, no? Alla fine c'è cioè, un punto di ritorno, ma si mantengono chiari e terreni in uscita. Guarda, io ho nella mia mente ancora Francesco Nuti, Benvenuti e Andrea Cenci, fai conto. Bravissimo, un trio imprescindibile, non per dire, non si poteva fare anni se non continuano a presentare al trio, no? Poi un po' veramente. E così è successo. Che è il Terzo Zuffo che è compagnia. Adesso il Terzo Zuffo è un genio, devo dire, l'ho conosciuto un po' strano quando è venuto con un'altra compagnia per presentare lo spettacolo, e un ragazzo con il quale non è possibile veramente non innamorarsi, si parte lo spleto, è contagioso, geniale, imprevedibile, sul palcoscenico inventa costantemente il funzionamento, quindi è un personaggio. E questa volta, il 5 novembre, mi sono del Teatro del Carmine con un aspetto decisamente molto in linea con il suo carattere, no? In questo caso propone tante diverse tipologie di persone, di tipi proprio, che si mostrano ognuno con una caratteristica psicologica, cosa che si diretta, e quindi c'è per esempio il supereroe che è stato quello timido, quello esercito, tipo che si fa comunque con un po' più di persona, c'è veramente un vario sistema di personaggi che si può ascoltare, fa tutto sotto, quindi è veramente possibile creando molti one man show, quindi fa tutto lui, è gravissimo quanto il palco, cade pochissimo l'appuntamento del 25 novembre. Bene, 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 cara amica. Da lì davanti poi tanto altro, poi magari ci risentiremo anche per parlare. Io direi sì. Sì, perché ciò... è stato il calendario del Teatro del Carmine che ha ripreso la sua stagione anche sotto la nuova direzione artistica, perché ha cambiato il suo artistico, non è niente tanto cosa, il nuovo direttore è stato conosci benissimo, e quindi insomma c'è un modo diverso di assistere il teatro in tanti modi, l'idea della felicità del teatro è stata vincente la scorsa settimana e credo che sia ancora. Grazie, grazie Maria, grazie per il lavoro. Grazie a voi, un bacio a tutti. Ciao, grazie, ciao, 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 Maria. Doveva essere dentro l'acquario perché si sentiva sì, un po' come se fosse sotto qualche problemino, ma l'abbiamo capito, siamo sì, più o meno capito. Una donna brillante che canta in sardo, sì. La domanda è, ma poi il sardo lo parli anche nella tua quotidianità? No, non lo parlo, non lo so parlare. No. Come serve? Sembro straniera quando... Lo studi e impari a memoria i testi allora? Sì, sì, tutto. Sì, che scrive Maurizio, sì. Sono il suo alter ego. Ah sì, tu Maurizio invece. Infatti, no, io tante persone mi correggono la pronuncia perché sì. La sbaglio. Beh, oh, adesso non è obbligatorio per tutti, cioè nel senso che non certo. C'è scritto che in ogni famiglia si debba per forza parlare la lingua dei nostri nonni o dei nonni. Un po' come se dicessero a me tu lo parli il bresciano perché mia mamma è di Brescia, sì. O il milanese perché o il varesotto perché io sono di Varese. No, effettivamente no. Sì, qualche parola la sai dire, ma ci mi metà della parola. Ma non ho mai detto le parolacce io, quindi neanche una parolaccia in sardo. Mannaggia, guarda, questo se ne sente un po' la mancanza. Se vuoi quello lo imparate io, però potremmo fare un corso. Però di... il sardo ti affascina. Molto, moltissimo, proprio mi fa sognare, mi batte forte il cuore quando sento i tenores, i ditti. Che cosa vuoi fare da grande però? Perché tu sai che chiaramente cantando in sardo diventa tutto un po' più complicato. Esatto, gli orizzonti sono più ristretti. Andrea Parodi insegna, che poi è diventato Andrea Parodi ed è Andrea Parodi e quindi rimane lui l'unico grande. Ha cantato in sardo. Ma quando ha fatto, sì, quando ha fatto la scelta di cantare in sardo era già famoso. Di però attenzione, degli angeli. Attenzione, ricordo degli angeli, ma la parola ha cantato in sardo anche al Festival di Sanremo, perché era Pierangelo Berti che cantava la parte in italiano. Quindi sono diventati famosi grazie comunque al sardo, perché la parte sua era in sardo, però era Andrea Parodi e quindi aveva già la
cifra, una statia, che si portava dietro, e nonostante fosse andata avanti, ha fatto una scelta definita, ma anche consapevole che il mercato era un po' più ridotto rispetto a quello che può essere la musica inglese, in italiano, in spagnolo. Strano, io sono per napoletano, certo, io sono per valorizzare le lingue, e il sardo è musicalmente una lingua apprezzabilissima, bellissima. Come lo spagnolo. Quindi cosa vuoi fare da grande? Sempre la segretaria. Perché cantante. Quello che fai adesso. Io faccio sia la segretaria nelle giornate, però, per mantenerti alla segretaria, poi il canto è la però passione. Finito di svolgere il lavoro di segretaria, è tutto un mondo magico si apre, che è la musica sarda. Il pezzo che andiamo a suonare adesso, che si intitola Astrolicamus, detta Azienda, è un omaggio a Azienda, ovviamente. Sì. Ed è certo. Una di quelle canzoni che hai scelto perché senti particolarmente tua? Sì, sì, mi piace tantissimo questa canzone. Ma poi il testo lo vai a tradurre? Sì. Cioè sì. Nel senso, lo capisci quello che stai dicendo oppure hai imparato il testo a memoria e poi te lo fai tradurre da qualcun altro? In genere prima cerco di capire il significato. Certo. Sarebbe difficile cantare una canzone che non sai di che cosa stiamo parlando. Poi Maurizio ci pensa lui. Astrolicamus, Veronica. Astrolichiamo. Astrolichiamo, che vostro tradotto sarebbe ieri, c'era il giorno della Superluna. La Superluna che mi ha parlato con gli altri. In Sardegna hanno visto a Sassari e mi hanno detto ieri sera in radio: oh, è uguale a quella che vediamo sempre. Quindi Superluna, non si capiva bene cosa avesse di Superluna. Vabbè, no, c'era. Più grande, no, era la luna piena nel momento più vicino alla Terra. E adesso 14% anni potrebbe più grande e il 30% più luminoso. Sì, esatto. Però noi non abbiamo c'erano le nuvole. Vediamo. Danza in suo vento e canta la danza, para pie, danza.
Complimenti, complimenti punto, ragazzi. Cominciamo complimenti. A pensare per il premio Parodi dell'anno prossimo. Sì, magari, c'è il cantiere un bel po' di cose. Esatto. Le iscrizioni sono aperte, poi c'è una commissione e una giuria che decide e visiona un po' tutte le iscrizioni dei partecipanti e poi si decide, però la tua voce è veramente però bella e molto. E poi, scusate, lo faccio da qua, tanto so che ci seguono. Gino, Gigi, Gino Marielli, Gigi Camenda, Nicola Nite. Se avete anche solo uno spazietto, fatele fare un pezzettino in un vostro concerto. Fatele aprire un vostro concerto. Sono meravigliosi. Che potrebbe essere una cosa interessante. Sono meravigliosi. Bene, sono molto felice di aver scoperto, perché spesso, quando arrivano anche ospiti che non conosciamo direttamente e poi scopriamo in diretta, rimaniamo talmente affascinati e diciamo, vedi, ce n'è talmente tanta di gente che fa bene e ha passione per determinate con cose, grande competenza o una bellissima voce, che è bello poterle così un pochino, un pochino illuminare, perché il nostro è un piccolo faro, un piccolo balconcino che però ogni giorno può irradiare tante realtà. Da spazio a qualcuno. Andiamo in redazione adesso, perché vedo pronto Marco Lapicca, quindi anticipazione del TG, poi ci salutiamo tra pochi minuti. Buongiorno Marco. Buongiorno.